quella che vi mostro adesso è ancora fatta in modo impegno, ma non sapevo fare di meglio, ed è l'annunciazione sull'arco trionfale. Mentre sulla parete della piatta dell'abside abbiamo questo gruppo di doletti con la Maddalena, bellissimi capelli biondi, lunghissimi, tutti arricciati, che abbracciano la croce. La scena che stava sopra del crocifisso è andata perduta ed è stato utilizzato dal crocifisso di epoca molto precisa. Sono sicuramente ripresi i motivi che vedete sulle finestre, ma sono probabilmente nel rispetto di quello che doveva essere la pittura trecentesca. Gli studi fatti qualche anno fa, tra cui con il settimo decennio del 300, la datazione possibile per questi dipinti. Non sono mai stati invece presi in considerazione questi affreschi, purtroppo molto lacunosi e in buona parte ripresi, che sicuramente sono fatti dalla famiglia il cui stemma è quello dei Mantica, lo stemma dei Manticis, mentre interessante mi sembra, proprio nel soprattutto quello che c'era in mezzo a quest'arco, ma da sopra c'è questa curiosa natura morta, che sembra anticipare cose che si faranno più tardi, rappresentata in maniera quasi astratta, con questi liguri disposti con una geometria molto, molto elegante. E concludo con qualcosa che va recuperato, va assolutamente recuperato, e siamo appunto in San Giacomo,